I peccati di Gerusalemme, abitanti di Gerusalemme, capitolo 5. Percorrete le vie della città, guardatevi attorno, informatevi, cercate nelle sue piazze. Se riuscite a trovare un uomo, anche uno solo, che si comporta in modo onesto e si mantiene fedele al Signore, allora Dio perdonerà la vostra città. G. Questa, come si chiama, è la logica della decimazione. Ma al contrario, infatti volevo proprio chiedervi, vi ricordate quando è che appare questa logica? Da 5 a 10, 1 poi 10, poi Abramo si ferma a 10, l'episodio di Sodoma e Gomorra, se vi ricordate. Lì appare per la prima volta nella Bibbia la logica della decimazione, ma al contrario, della rappresaglia, ma al contrario. se nel 50, 40, 30. Dove 10 valgono per 5 città addirittura. Qui uno per tutta la città. Siamo messi bene. E pensate che tutta la nostra speranza è fondata su uno contro tutta l'umanità. Per fortuna. Ma perché ci fosse quell'uno attraverso il quale Dio poteva perdonare l'umanità intera, ha dovuto inventare uomo lui. E infatti, quel che stiamo celebrando in questi giorni è questo, eh? Siamo cocciuti. Comunque io penso che è importante, perché parliamo di Sodoma e Gomorra, sono città che non conoscono Dio, popoli pagani, dove la perversione arriva a un certo livello. Parliamo di umanità intera, beh, sappiamo che su 6 miliardi di persone, 4 miliardi e mezzo non sanno neanche che Gesù Cristo esiste. Perché mai nessuno gliel'ha annunciato. E non è detto che l'altro miliardo e mezzo lo sappia davvero. È vero o no? Non è detto. Iebatesage, ma più detaz. Ma qui si parla di Gerusalemme. È la capitale del popolo di Dio, è la capitale della tribù di Giuda. E se in tutta la città non si trova uno, vuol dire che sono cosai malne. Ma soprattutto, se Dio non riesce a trovare uno giusto, che si comporta in modo onesto, immaginate che stile di rapporti sociali dovevano esserci. Sarà mentò manco, ma di che una volta era peggio, né? Era peggio. Il profeta si esclude anche lui. Ma lui non abita a Gerusalemme. Ah, perché Lui è fuori. Voi giurate il falso anche quando dite com'è vero che Dio esiste. Si può prendere Dio a testimone del falso? Perché il giuramento è prendere Dio come testimone. E lì non soltanto si giura e quindi lo si prende come testimone, ma ci si appella a lui. Come è vero che Dio vive, ti garantisco che, e si dice il falso. Quella strafotenza totale. Certamente il Signore vuole che siate fedeli. Egli vi ha colpiti, ma voi non ci avete fatto caso. Vi ha schiacciati, ma voi avete rifiutato la lezione. Oh, sappiamo cosa vuol dire questo vi ha colpiti. Non torniamo tutte le volte a ripetere perché. Avete reso la vostra faccia più dura della pietra. Non volete staccarvi dai vostri peccati. Per poter perseverare nel male bisogna indurire la faccia. Bisogna proprio fare la corazza. Mis de tu lo. Quindi non soltanto facciamo il male, ma lo vogliamo a tutti i costi. Siamo convinti che è bene, che è il nostro bene, che ci fa comodo, che ci è utile. Quindi il vero problema dov'è? Parte sempre. Da dove comincia a puzzare il pesce? Dalla testa. E quindi dov'è che il marcio è più concentrato in noi? È nel co. Esatto. Che poi c'è la testa personale e poi c'è la testa come comunità. Allora ho pensato, è gente ignorante, si comportano da sciocchi perché non seguono il Signore e non accettano la legge del loro Dio. Me ne andrò a parlare con quelli che stanno al potere. Essi certamente seguono il Signore e accettano la sua legge. Sono i capi del popolo di Dio. Segna l'unica credo, almeno lui se in sotto ci crede. Ma anche questi, come gli altri, hanno rigettato l'autorità del Signore e rifiutano di obbedirgli. Per questo usciranno i leoni della foresta per sbranarli, cioè
resterà solo lì e chiunque potrà. Versetto 7. Il Signore domanda: in queste condizioni come posso perdonare i peccati del mio popolo? Dio può perdonarci se noi non vogliamo staccarci dal nostro male? Se non riconosco il mio errore. Lui è fedele, però vuole che anche noi. Perché lui ci lascia la nostra libertà e quindi sta a noi. Per fortuna noi non possiamo impedire a Dio di perdonarci, però possiamo impedire a noi stessi di accogliere il perdono. Quindi il problema non è suo, è nostro. Dio non lo fa troppo grosso, Dio non può più perdonarmi. Questo, se Dio lo pensasse come noi, se fosse uno di noi, per fortuna lui è lui, e lui non ha problemi. Per lui il perdono è qualcosa di scontato. Infatti siamo già perdonati tutti da 2000 anni, capisci? Tutti i peccati di tutta la storia sono già tutti perdonati, eppure quel perdono lì che è già dato, non anche possibile. Quelli che faremo in futuro. Anche quelli che faremo in futuro. Perché allora non li seguono gli insegnamenti, tanto che se sbaglio sono già perdonato. Ma il problema qual è, abbiamo detto? Tanti la pensano così. Che la vita vale la pena di essere vissuta bene. Sì, però tanti la pensano, cioè se ma certo, si sì, dire, ci può essere questo. Tanti. Ma il vero problema è questo, è mettersi proprio nella condizione di non poter usare il perdono. Perché il perdono non è qualcosa che tu puoi prendere e metterti in tasca. O lo accogli nella vita o il resto di anti annas. E cosa vuol dire bene accoglierlo? Vuol dire riconoscere che gli sbagli fatti non sono furbizie, ma ti fregano. Che il male ti ha fatto male davvero, che l'hai fatto perché l'hai voluto fare tu, non per colpa degli altri, se no il pentimento non c'è, e la volontà di cambiare. E beh, se non c'è quella, o perlomeno un principio di volontà di cambiare, però siamo deboli, però perlomeno con la consapevolezza che se torno a rifare lo stesso sbaglio, non sono furbo, non sto facendo il mio bene, sto facendo il mio male purtroppo. C'è abitudini, debolezza, eccetera. Noi uomini. Però è importante esserne consapevoli, sapere che si sta facendo il proprio male e non il proprio bene. Per cui il perdono c'è da 2000 anni, ma io posso vivere da disperato comunque. Perché se mi rimanda, resta sul, e se resto solo, ma sul, arriva il momento che sarà nato. È come il drogato. Lui sta poi ignare quando comincia a drogarsi. Lui sa che per furbi, per brai, per grunge, perché che capite il cretino che ti assegna cosa l'è. Oh! Ecco, quando poi il gastatruo d'etere comincia, allora dopo ti vedi gli smunci, gli disperai, gli pezzi da piedi proprio. A quel punto lei il sarebbe più che una volta si credì a furbi. Lei sa che è stai stupici, ma non hanno il coraggio o la forza di tirarsi fuori. È che l'esperienza degli altri non serve a niente. Non serve a niente, cioè alla fine. Ecco qua. Dio è un buon pericolo per l'uomo. Beh. Se l'uomo si comporta da uomo, usa la testa per quel che Dio gliel'ha data, è speranza, è gioia, è fonte di vita. Se la dopo da ciancol, si frega. Dunque su denaro c'è. È vero o no? È vero. E cosa dice infatti? Il Signore domanda, in queste condizioni come posso perdonare i peccati del mio popolo? Perché non c'è problema nel perdono, ma come può il perdono arrivare a loro? Hanno abbandonato me per servire falsi dei. Io li avevo saziati, ma essi hanno commesso adulterio. Perché, ricordiamo, dopo Osea, l'idolatria è sempre vista come un tradimento dell'amore tra Dio sposo e popolo sposa. Tutti corrono a prostituirsi, sono come stalloni ben pasciuti. Prima parlava dell'Asia selvatica, adesso invece gli stalloni ben pasciuti e focosi, ognuno nitrisce alla moglie del suo vicino. Il Signore, non dovrei forse punirli per questi delitti? Non dovrei vendicarmi di gente come questa? La vendetta di Dio. In cosa consiste la vendetta di Dio? Far riconoscere l'uomo che fa. No. Quindi, qui siamo prima di Cristo però, Qui l'ira salvifica di Dio non si conosce ancora, si comincia a intravedere ogni tanto qualcosina. E in che modo può vendicarsi, tra virgolette, farmi sperimentare le conseguenze. Lasciare libero l'uomo nelle sue scelte e non far miracoli per impedire che le scelte lo rovinino. Calpestate i suoi filari di viti, dirò ai nemici di Israele, calpestate come se fosse lui che li manda, ma sappiamo cosa vuol dire.
saccheggiate, ma non distruggeteli completamente. Farò comunque in modo che non possano autodistruggersi. Ecco, lì interviene Dio, nell'impedire che le conseguenze negative possano portarli all'estinzione proprio. Strappatene i tralci perché non sono più miei. Il popolo di Israele e di Giuda mi ha tradito continuamente, così dice il Signore. Gli israeliti hanno rinnegato il Signore e dicono: non vogliamo saperne di Dio. Non ci capiterà alcun male, non avremo né guerra né carestia. Presunzione, quella. Ma noi siamo il popolo di Dio, perciò noi... Siamo ancora nei primi anni, stando quelli che dicono gli esperti, no? Sulle parole dette fuori da Gerusalemme, prima di andare a Gerusalemme, eppure c'è già l'intuizione di qual è, in Geremia, il nocciolo del problema. Quella falsa sicurezza che i giudei hanno, che è fondata sui doni di Dio. Il fatto che loro sono il popolo di Dio, il popolo dell'alleanza, stati scelti, per cui Dio non può non essere con noi, perché noi siamo il suo popolo, quindi... Lui non può non essere con noi. Noi abbiamo scritto Dio con noi sulle fibbie delle nostre cinture, quindi Dio non può essere lontano da noi. Noi abbiamo lo stendardo della croce e quindi Dio non può non essere con noi. La messa domenica, se faccio gesti, eccetera. Questa presunzione strana. I profeti non valgono nulla, non annunciano la parola del Signore. Perché? Perché chi decide di cambiare. Si fa la svelta. Come si fa a non ascoltare un profeta? Basta di stupidare quello che dice. Non sa quel che dice. Accada ad essi quello che minacciano a noi. Il Signore Dio dell'universo mi disse: Geremia, perché il popolo ha detto queste cose? Poiché le mie parole sulla tua bocca saranno come un fuoco e il popolo come la legna consumata dal fuoco. Lascerò che le conseguenze arrivino. Che le conseguenze delle loro scelte arrivino a scottare il popolo. Il messaggio si ripete parecchie volte, anche se ogni tanto c'è qualcosa di nuovo, qualche accenno. Comunque merita. Geremia è uno dei profeti che meritano davvero di essere letti e riletti. Letti e riletti, sì.